Corruzione e reati contro la pubblica amministrazione nella gestione di un'azienda partecipata della Regione Siciliana, l'azienda siciliana Trasporti, eseguite 9 misure cautelari che assestano un duro colpo al vertice della società. È stata denominata gomme lisce l'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo che hanno eseguito l'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura nei confronti di 9 persone. Al centro del sistema ci sarebbe, secondo chi indaga, il direttore generale dell'azienda Andrea Ugo Fiduccia, finito agli arresti domiciliari. Altre 8 persone sono destinatarie di interdittive della durata di un anno. Gli indagati, in totale 16, sono indiziati a vario titolo dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, hanno riguardato la società interamente partecipata dalla Regione Siciliana che svolge il servizio di trasporto pubblico locale, sia a livello urbano sia interurbano. Ai domiciliari è finito Andrea Ugo Enrico Fiduccia, 71 anni, direttore generale AST, interdizione di pubblico ufficio per 12 mesi per Maria Carmelo Gaetano Tafuri, 51 anni, ex presidente del consiglio di amministrazione AST, Felice Maria Genovese, 53 anni, revisore contabile del bilancio AST, Giuseppe Carollo, 62 anni, componente ufficio legale affari generali di AST, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi per Alessio Porzi, 62 anni, amministratore di fatto della società Porzi Mark di Cannara, Alberto Carrotta, 68 anni, amministratore di fatto della società Officine del Turismo SRL, poi ALC 14 SRL di Palermo, Massimo Albanese, 46 anni, referente della società Officine del Turismo SRL di Palermo, Mario Salbitani, 37 anni, referente della società INHR, Agenzia per il Lavoro SRL di Potenza, Giuseppe Telesca, 46 anni, referente della società INHR, Agenzia per il Lavoro SRL di Potenza.